Scuole superiori della provincia di Salerno lasciate abbandonate al loro destino. L'onorevole Virginia Villani e il consigliere comunale di Nocera Inferiore Vincenzo Spinelli, a seguito delle segnalazioni ricevute da parte dei genitori e dei docenti su criticità riscontrate all'interno di due istituti superiori, hanno scritto al presidente della provincia astrianese per sollecitare un intervento dell'amministrazione provinciale. Durante un sopralluogo effettuato lunedì scorso nei locali del Liceo Artistico Galizia e dell'ITIS Marconi di Nocera Inferiore presso le sedi distaccate, sono emerse diverse gravi criticità. Presenza di rifiuti speciali e non nella parte esterna dei plessi del Liceo Artistico Galizia e dell'ITIS Marconi di Nocera Inferiore. Inagibilità dei bagni per danni ai sanitari e alle pareti dei locali dei servizi igienici, compromesse anche dalla presenza di umidità di risalita. Condizioni igieniche dei sanitari molto precarie, scarsa manutenzione degli infissi e della pavimentazione esterna dei plessi scolastici, presenza di intonaco pericolante nella parte esterna di entrambi i plessi scolastici, presenza di numerosi calcinacci nel perimetro esterno di entrambe le scuole. È per questo che è partita immediatamente una lettera denuncia all'attuale presidente di Palazzo Sant'Agostino Astrianese, nella quale si chiede, in virtù di quanto disposto dalla legge gennaio 96, l'urgente risoluzione di queste criticità, richiamando ad un immediato intervento, alla richiesta con estrema urgenza, in tempi celeri di un intervento assicurando la sicurezza delle strutture del Liceo Artistico Galizia e dell'ITIS Marconi di Nocera Inferiore, al fine di garantire la possibilità agli alunni e al personale docente di usufruire di locali igienicamente adeguati.